qui a Norcia per l'infiorata e voi state partecipando in questa occasione come supporto per il gruppo di Norcia. Voi siete? Noi siamo di Sora, della provincia di Frosinone, esattamente dell'associazione culturale del progetto. Come mai avete scelto di aiutare Norcia e come mai avete scelto questo disegno per aiutare Norcia? Diciamo che ci siamo sentiti chiamati a venire incontro agli amici di Norcia per poter realizzare l'infiorata dopo il tragico evento del sisma dell'ultimo anno. E purtroppo il sisma lega i due territori, Norcia con Sora, in quanto Sora circa 100 anni fa è stata totalmente distrutta dal terremoto della Marsica. Il disegno del bozzetto è stato studiato e pensato quindi rappresentare sia Santa Scolastica che San Benedetto, in quanto sono due santi che accomunano anche con il nostro territorio. Che ricordo che veniamo da Sora, provincia di Frosinone, dove la presenza di San Benedetto con Subiaco, Trisulti e Monte Cassino è molto presente. Vi ringrazio a nome della città per il vostro aiuto e per la vostra presenza. Grazie a voi di Norcia che ci avete dato il permesso e l'onore di averci ospitato. Thank you.
Signore Gesù, siamo qui davanti a te con le nostre ferite, le ferite delle nostre case, della nostra città, delle nostre chiese. Ti contempliamo risorto e glorioso e scopriamo che nel tuo corpo risorto non hai voluto cancellare le tue ferite. Le contempliamo non tanto come il segno della sofferenza, ma come il segno dell'amore, che si è donato per noi fino alla fine. Ti chiediamo allora di aiutarci a trasformare anche le nostre ferite segni d'amore. Ti chiediamo di aiutarci a rinascere ogni giorno. Invochiamo da te un dono speciale, quello della creatività, che non è la fantasia che perde contatto con la concretezza, ma è la capacità di sognare guardando il presente con gli occhi di chi già si immagina nel futuro. La creatività è una virtù propria dell'amore. Accrescila in noi, Signore, perché il cammino che abbiamo davanti, accompagnati da te e dalla tua grazia, sia segnato dalla speranza. Apri i nostri occhi, perché impariamo a fissarli di più su ciò che abbiamo davanti a noi, invece che su ciò che abbiamo dietro di noi, su ciò che possiamo ancora costruire di bello, invece che su ciò che ci sembra di aver perduto. Donaci la tua benedizione, perché accompagni i nostri passi e ci doni di saper guardare avanti insieme, mettendo da parte il desiderio di far prevalere le idee e le posizioni personali in uno sforzo convinto alla ricerca del bene comune e di ciò che è meglio per questa città e per questa comunità. Guidaci su questi sentieri, Signore, e donaci di saper gioire ogni giorno, perché ad ogni tramonto possiamo ringraziarti, riconoscendo che tu non ci hai abbandonato neanche un minuto. Tantum ergo sacramento, veneremur genui, et anticum documento, novo cedat ritui, restem fide supplemento, sensum defectum. Genitori, genitoque, lasset in actio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, proce.
preghiamo insieme. Gesù, figlio diletto del Padre, ti benediciamo. Gesù, figlio diletto del Padre, ti benediciamo. Gesù, destino dell'uomo, ti benediciamo. Gesù, destino dell'uomo, ti benediciamo. Gesù, luce delle genti, ti benediciamo. Gesù, luce delle genti, ti benediciamo. Gesù, guarigione degli infermi, ti benediciamo. Gesù, guarigione degli infermi, ti benediciamo. Gesù, consolazione degli afflitti, ti benediciamo. Gesù, consolazione degli afflitti, ti benediciamo. Gesù, risurrezione e vita, ti benediciamo. Gesù, risurrezione e vita, ti benediciamo. Gesù, vivente nei secoli eterni, ti benediciamo. Gesù, vivente nei secoli eterni, ti benediciamo. Ecco, al termine di questo nostro momento di preghiera desidero esprimere alcuni ringraziamenti che non sono in ordine di importanza perché sono tutti importanti. Il primo va agli amici di Sora, ai quali dobbiamo gratitudine perché ci hanno insegnato una cosa della quale dobbiamo far tesoro. La loro presenza qui è stata un segno di carità. La celebrazione del Corpus Domini non può esulare dalla carità. L'Eucaristia produce i suoi effetti proprio nell'amore che diventa concreto. Ecco, allora dal prossimo anno abbineremo sempre a questa nostra festa un segno di carità. Quindi cominciamo a pensarci. Raccogliamo proprio questo insegnamento, semplice ma importante. E li ringraziamo di cuore per questo. No, non solo per il bellissimo quadro che hanno fatto, ma proprio perché ci hanno dato questo segno e questo insegnamento. Poi, grazie va alle tante persone che, come sempre, si impegnano per realizzare questa processione, questa celebrazione, che passano la notte qui, tutti coloro che in qualche modo collaborano, da chi mette a parte i petali delle rose, a chi realizza tutto il resto, alle istituzioni, l'amministrazione comunale che sempre, ecco, ci accompagna e ci segue anche, no? È stato molto bello anche quest'anno, no? In qualche modo tirar fuori qualcosa, e se avete visto è stato pensato di realizzare le facciate delle nostre chiese, visto che adesso i dubbi innocenti ce le nascondono, allora ce le facciamo da soli per vederle, no? Ed è stata una cosa veramente bella, no? Che ci aiuta anche, ecco, credo sia importante guardarle non pensando a cosa c'era, ma a cosa di bello ancora può esserci. E l'augurio che rivolgo a tutti veramente è quello che l'Eucaristia sia sempre il fonte e il culmine della nostra vita, come ci dice e ci ricorda il Concilio. Alcuni avvisi parrocchiali molto semplici. Da domenica prossima riprende la celebrazione pomeridiana della messa su alle 18. Chiaramente se c'è qualcuno che ci viene, perché se siamo in tre ed è già la quarta messa festiva a cui stiamo, non serve. Ecco, però no, piano piano, ecco, cerchiamo di fare quello che è necessario, quello che è giusto. Quindi ricordatevi che domenica pomeriggio, vuole, c'è la messa su alla Madonna delle Grazie, oltre alla mattina alle 11. Ecco, ancora grazie di cuore a tutti e buona domenica.